No, a voi che state giustamente. No, dicevo appunto la questione della giovedì dei sepolcri, perché che giovedì è femminile, la giovedì dei sepolcri, quando per tutto l'inverno alle 16 stiamo chiusi in casa, la città di Sipurchi alle 17.58 la città comincia a freddere. Tutti gli stati si preparano un bestia di casa, i maniglie si staccano basciate, alle 6 di punto suonano le campane, bam bam, si spalancano le porte, tutti a mezzo della strada facciamo la festa, tutti incarrati così, no? Perché poi o noi essere di casa o essimo tutti di mano. Allora, Carrari, per noi adulti il problema tutto sommato non si pone, ma i bambini, quando capono camminando scarafazzati in mezzo all'anchi di grandi, con la faccia generalmente a st'altezza qua. Non mi ricordo quando ero piccolo, cioè io alla festa azzaccato in mano così, la faccia. Ma sta si alza niente, cittrone niente, cammina. Ma sta sparando le fueghi, non sono le fueghi, cammina, cittrone. L'estate non stato di saputa di Sipurchi, la cristiana all'istituto della cattedrale, dice la cristiana senti sa fiacca, è svenuta. Qui non c'è caduta, a come stia presta, l'hanno portata a testa stessa fino sopra l'Immacolata. Incredibile. Guarda. Il giorno di festa è bello quando finalmente si esce, si va in giro, tutte le femmine si preparano per la festa, tutte con la tintura fresca. Agisto cristiani si di casa con la tintura talmente fresca, che esse con i capelli ignori la camisa bianca. Poi però ripiglia l'acqua alla strada e torna a casa con i capelli anche la camisa gnome a striscia ho letto fucsia si danno i capelli russi così. È attaccata con lo scotch in faccia alla parete ti saluto croce santa, cioè. E tu capisci subito che ha passato la processione, lo sai già, allora ti immagini una scena, la mucchina che sta si facendo addirittura il marito che si consa la finisce scarassata perché ha sentito quando sta passando. A un certo momento la voce di Don Salvatore è inconfondibile, no? Sulla salma sanguinata, e passata già. Per quanto ti sbrighi e faci non ci la zacchi mai, sai? E di sempre lo santo così che barcolla ma fuce. Allora, toi Cristiano e Rinaldo, con vedere questa belletta processione,